Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi andremo a fare la famosa torta di carote, quella senza grassi, ok? Però intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, e mettete un bel like a questa ricetta e se vi è piaciuta, alla fine condividetela. Poi seguiteci anche su Instagram, vi lascio il link in info box e se vi va di dirci da quale parte d'Italia o del mondo ci state Però guardando. avvisateci quando ci seguite perché noi ci Eh spaventiamo, se no. sì. Allora, detto questo, andiamo con gli ingredienti. Come vedete, io ho tantissimi ingredienti e soprattutto in grande quantità. Perché? Perché dovrò fare una torta per una persona che me l'ha ordinata e dei muffin per mia nipote. Allora, andiamo avanti. Quindi sono due ricette in una. Sì, però insomma, Sì. voglio dire, è sempre lo stesso impasto, ok? Allora, io vi dico però le dosi per una torta. Allora, mezza bustina di lievito, 300 g di zucchero, 80 g di farina, 4 uova. Dividiamo subito i tuorli dagli albumi perché gli albumi andranno montati a neve con un pizzico di sale. Poi 300 g di carote. Invece delle mandorle, questa volta utilizzerò le nocciole non tostate perché la nocciola tostata, scusate, la nocciola tostata mi va a coprire troppo il sapore poi di tutto il resto. Quindi io non le tosterò e le frullerò facendole diventare farina e basta. Sempre 300 grammi, se ho la lingua legata, ok? Questo è quanto. Abbiamo tutti gli ingredienti e a questo punto andiamo a procedere. Andiamo a montare le chiare a neve, fermissima con il sale, e frullare carote e nocciole in questo caso. Ci vediamo tra un po'. Allora, eccoci qua. Abbiamo montato le chiare a neve, eccole qua, grattugiato le nocciole e le carote. Uniamo le carote alle nocciole. Noi le abbiamo tritate separatamente, si possono fare Esatto. anche insieme? Se hanno un frullatore bello potente, sì. Se no, divento un pastrocchio. Ma comunque, sempre meglio farle separatamente. Magari fate una cosa, grattugiate prima le nocciole che sono più secche e poi dopo le carote, esattamente come ho fatto io. Per non stare a rilavare il mixer, tanto comunque la fine è quella, no? Si mescolano. Quindi se rimane un po' di farina di nocciole insieme alle carote tritate, non succede proprio nulla. Anticipano soltanto quello che deve essere fatto dopo. Esatto. Allora, adesso andiamo a mescolare lo zucchero, il lievito. Se volete potete mettere anche della buccia grattugiata d'arancia, di limone, dell'essenza, quello che volete voi, eh. Come vedete io metto tutto doppio. Ma voi, mi raccomando, fate la mezza dose. O se no fate come faccio io, una volta sola, tanto questi si mantengono 5-6 giorni, ma non durano mai 5-6 giorni, ve lo posso assicurare. Ok, che profumo ragazzi. Poi mettiamo le uova. Oh. Aspettate, solo i tuorli. Ecco qui. E la farina. Non c'è bisogno di setacciarla, si fa da sé. Perché tanto è una torta o dei muffin piuttosto rustici, no? Rimangono comunque dei pezzettini di carota che sono piacevolissimi al palato. E anche di nocciola. Mettiamo una parte delle chiare e andiamo a fare il procedimento che si fa anche per il pan di Spagna o per alcuni ciambelloni, insomma, dal basso verso l'alto. Ma prima mescoliamo un pochino in questo modo. Ok, io direi che ci vediamo in pasto pronto, eh? Eccoci qua. E adesso in forno preriscaldato 170 gradi statico per 40 minuti circa per la torta, per i muffin 30 minuti. Quando fate i muffin, ricordatevi di non arrivare al bordo. No, infatti, lasciate sempre un centimetro sotto. Non cresce moltissimo questa, Però non si sa mai. però no, no, beh, un pochino c'è il lievito, un pochino cresce.
Ok? A dopo. Ovviamente ne abbiamo fatto un'altra anche per noi, perché comunque l'impasto era parecchio. L'altra è ancora intatta perché questa ce l'hanno ordinata. Allora, è ancora calda. Facci vedere, facci quindi vedere. Magari si sgretola un pochino, ve lo dico, preparatevi. Neanche troppo. E aspetta che la giro così la vedono all'interno. Eccola qua, guardate, è sofficissima, è bellissima, ragazzi. Lo vuoi assaggiare un pezzetto? Se mi tagli un pezzettino qui, è perfetto. Pronti, guardate com'è soffice. È talmente soffice che si sgretola. Ragazzi, è perfetta. Ma poi c'è un profumo di nocciole che con le mandorle non succede. Quindi io, la variante nocciole, che poi ho fatto la variante sulla variante della mia torta. Cioè, ci sta benissimo, ragazzi. Vero? Provate a farla e fateci sapere come vi è venuta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.